Il lieve recupero del mercato italiano di agosto non basta a salvare l'estate 2020, che per il turismo rimane una stagione da dimenticare. Nel trimestre giugno-agosto le presenze nelle strutture ricettive si sono fermate a 148,5 milioni, oltre 65 milioni in meno rispetto al 2019, con un calo più forte nell'alberghiero rispetto all'extraalberghiero. È quanto emerge dalle stime di CST Firenze per Assoturismo Confesercenti su un campione di 1975 imprenditori. Sparite due presenze straniere su tre. Aumentano i turisti italiani, ma solo nell'extraalberghiero. L'andamento peggiore è stato registrato dagli imprenditori del nord-ovest e del nord-est. Se il turismo rappresenta uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia, anche gli affitti turistici hanno cambiato volto. Secondo i dati di ZapRent, il calo del 37% dell'offerta di annunci a breve termine per case vacanze e B&B, registrato dai grandi player del settore, è stato compensato da un aumento dell'offerta di appartamenti in affitto a medio-lungo termine, pari a più 330%. Molti proprietari, non più in grado di sfruttare i propri appartamenti affittandoli giornalmente ai turisti, hanno optato per locazioni più lunghe. Bologna, Milano e Roma, le città che hanno visto mutare più velocemente la propria offerta di appartamenti. Un italiano su tre si dice interessato a vivere un'esperienza enoturistica, visitando vigne e cantine alla scoperta delle tante eccellenze vitivinicole presenti sul territorio nazionale. Lo evidenzia l'Osservatorio Reale Mutua, dedicato all'agricoltura. Un dato importante nel periodo della vendemmia in vista dell'autunno dopo le difficoltà del lockdown. A spingere gli italiani verso l'enoturismo è la possibilità di vivere esperienze uniche e appaganti, insieme all'opportunità di ricercare vini e produzioni particolari e alla curiosità di scoprire luoghi di produzione nuovi. L'Etna è sempre uno spettacolo, che la si guardi dall'aereo, dalla piana di Catania, da Taormina ammantata di neve, che mostri i suoi sbuffi capricciosi, le bocche sempre fumanti. Il suo più fedele confidente è un cineoperatore che ne sa ascoltare la voce, Giovanni Tomarchio. Al suo amico il vulcano racconta le proprie rabbie, sussurra le proprie ansie. Al suo cantore mette a nudo le proprie debolezze e gli fa sentire suoni delicati, più spesso gli urli d'ira di dea della natura. Le bocche sputano fuoco con tutto il livore che la montagna ha dentro. Sparano ritmici e terribili colpi verso il cielo, nella speranza che qualcuno ne senta la voce. Ad ascoltarla c'è il suo amico Giovanni, sempre in attesa di uno spruzzo di lava, di un torrente di fuoco. Quasi una storia d'amore, quella tra il vulcano e il suo fedele cronista. Poi la montagna si placa e si rimette in posa per noi, turisti della domenica, cui canta le proprie melliflue melodie fatte di note dolci. E il tutto diventa poesia.